L'Italia, che ha una tradizione forte cattolica, sembra che non abbia supportato abbastanza la famiglia. In altri paesi come la Francia, ecco, che è un Per paese ragioni più laico, economiche, però. ecco, Per come ragioni più. mai? Cioè, non è un problema solamente cattolico, ma un problema, come Certo, diceva, economico anche. è un problema economico. Se lei mi interrompe le nascite, ma ci pensi un attimo. Se un paese, se un sistema economico, una nazione, una società, in un periodo di 20-30 anni resta uguale come numero, il mondo occidentale, il cosiddetto mondo occidentale, negli ultimi 30 anni, come numero di persone, immigrazione a parte, è rimasto uguale. Però, rimanendo uguale non significa che resta uguale nella sua struttura, nella sua composizione. Questa si modifica. Qua 30 anni fa le persone in pensione, i vecchi, erano il 10%, oggi sono il 25%, sono più che raddoppiati. E quindi sono più che raddoppiati i costi sociali di pensioni, di anzianità, di vecchiaia, di malattia. E come vengono pagati questi costi? Ecco, perché l'Italia è rimasta così immobile rispetto alla denatalità? Non, preferisco non fare un commento perché sarebbe un commento molto, molto aspro, Non è molto stata polemico. lungimirante, non ha visto oltre. Non lo so. Forse non è più stata insegnata dottrina negli ultimi 30 anni, sempre meno. E la sua ricetta come grande economista, quale sarebbe? In questo C'è una momento? soluzione? Sì. Vede un po' di speranza, una soluzione concreta? C'è? Sì, se viene ad ascoltare qualcosa Certo dico. È che troppo lungo, lo scopriamo lì non allora. posso, no, non è, tutti aspettano che io dica bisogna tornare a far figli, ma questo è evidente, ma questo bisogna tornare a far figli per se stessi, per il senso che si dà alla vita, non per aspetti di carattere economico. Oggi è molto complesso. Oggi gli stati dovrebbero consapevolizzarsi che l'unico vero organo, motore che trainerà la rinascita dell'Occidente e tornare a sviluppare il senso della famiglia cristiana e conseguentemente a fare figli. Ma questo prende 20 anni. Nel frattempo cosa facciamo? Ecco, queste sono delle formule intermedie estremamente interessanti. Però ci vuole consapevolezza, ci vuole attenzione. Invece non c'è attenzione. Non c'è attenzione da parte dei governi e non c'è sufficiente attenzione da parte di quelle strutture, delle autorità morali che dovrebbero occuparsi di questo. Dimostra il fatto che questa qui è la comunità di Don Pezzi. Lei ha visto qualche esponente dell'autorità morale presente? Beh, staremo a vedere.